Ciao a tutti e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi, come sempre, ogni volta che vi presento un nuovo prodotto sono molto emozionata perché fremo dalla voglia di sapere cosa ne pensate, quali colorazioni poi acquisterete, eccetera eccetera. Ma prima di tutto questo vi parlo del nuovo lancio. Come sa già chi mi segue su Instagram, lo scorso lancio sono stati gli illuminanti Neverland ispirati al mondo di Peter Pan. Quattro colorazioni, trovate comunque sempre il link per l'acquisto qua sotto. Non avendo il tempo materiale di girare il video per YouTube, ho fatto un IGTV, quindi ve l'ho presentati lì. Stavolta sono calma, rilassata, siamo a casa e quindi ho tutto il tempo per farvi vedere questo nuovo lancio, sia qui su YouTube, poi verrà caricato anche come IGTV, così vi mostro bene il tutto. Non a caso il colore nuovo dei miei capelli è ispirato proprio a questo lancio, come anche il make up. Insomma, ho cercato di riprodurre un po' tutti i colori che mi ricordano questo tema. Come sempre, apro e chiudo parentesi, i miei prodotti hanno un tema. In questo caso continuo sul filone Disney e mi sono ispirata a il carattere, penso, meglio rappresenti questo prodotto make-up, cioè Maleficent. Ovviamente per lanciare delle terre e dei bronzer non potevo che ispirarmi a lei col suo sculpting perfetto, col suo zigomo, e abbiamo lavorato a questo pack che, devo essere onesta, è quello che tra tutti mi ha fatto tribolare di più perché non riuscivo a trovare la giusta cornice e alla fine devo dire che è perfetta. Prima di farvi vedere il pack vi parlo un pochino del concept che c'è appunto dietro a questi prodotti. Ovviamente, come vi ho appena detto, sono delle terre e bronzer, infatti alcune saranno fredde, altre per scaldare l'incarnato. Ho cercato di racchiudere il range più vasto possibile di colorazioni di pelle, quindi spero di essere stata brava perché è stata veramente dura. Ho provato tanti campioni e alla fine ce l'ho fatta. Ho voluto tra l'altro creare delle polveri che non fossero troppo spesse, infatti troverete una texture molto sottile e soprattutto che non va a inserirsi nelle pieghette. Infatti all'interno troviamo anche l'acido ialuronico, che ha proprio un'azione riempitiva di quelle piccole rughette, di quei piccoli segni di espressione magari che abbiamo sulla pelle. Ci tenevo tantissimo a creare un prodotto del genere, sono molto soggetta, vedete, a rughette di espressione nonostante abbia 20 anni. Tra l'altro è un prodotto che io sto provando da mesi e mesi e mesi, cioè tutto quello che io ho messo sul mio viso in questi mesi sono loro. Nient'altro, ho provato soltanto questi e ho messo solo questi perché poi sono entrati a far parte ufficialmente della mia routine, ovviamente. Detto questo, parto subito facendovi vedere il pack. Ecco qui il pack secondario. In questo caso ho voluto mettere la solita pellicolina con il mio logo qua sopra. E poi questo qui è il pack ufficiale, ovviamente è di cartoncino rigido e la stampa sopra invece è lucida. Anche qui abbiamo la cornice. Ho voluto rappresentare i rovi e le rose, ovviamente tutto sul tono del viola, come anche l'altro pack degli illuminanti, tutto colorazione pastello. Troviamo qui sotto il marchio Vegan Ok, mentre sul retro ci sono tutti gli ingredienti, il nome con il numero di ogni colorazione. Anche qui troviamo il marchio Vegan Ok, il PAO, il numero di lotto, in questo caso il PAO è di 12 mesi, e una volta aperto troviamo la pellicola per proteggere la cialda e lo specchietto. Anche qui ci tengo sempre tantissimo, quando faccio dei prodotti mono, comunque piccoli anche da borsetta, ad inserire lo specchio in modo tale che si possa portare in giro e quando si vuole fare il ritocco per qualsiasi cosa si può sempre star tranquilli che c'è uno specchietto. Ovviamente al centro c'è riportato il nome della collezione, che non vi ho ancora detto, Mistress of Evil, che è anche ispirato all'ultimo film di Maleficent, infatti vuol dire signora del male, quindi quale miglior titolo per questa nuova collezione. Ho creato 6 tonalità che adesso vi mostrerò nel dettaglio una per una. Le più chiare ovviamente me le provo direttamente qui in live con voi, come mi piace fare. Infatti, come vedete, non ho fatto contouring, niente di niente. Intanto parto dalla prima colorazione, che si chiama Spinning Wheel, che sta proprio a significare il fuso dell'arcolaio, tanto famoso. Questa qui è la colorazione. Adesso ve la faccio vedere anche sulla mia tipologia di pelle, che è comunque una pelle molto 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 chiara. Infatti questa è una colorazione che io consiglio per le ragazze olivastre o comunque con una pelle media, perché allora, a parte che, come potete notare, ha un sottotono caldo, quindi fa parte della categoria bronzer, però c'è anche a chi piace fare
il contour con questi prodotti un pochino più caldi. Come sentirete poi chi l'acquisterà, è molto setosa al tatto e iper pigmentata, quindi state attenti a dosarla. Ho lavorato a lungo su queste cialde proprio perché non facessero macchia e fossero sfumabilissime nonostante la pigmentazione. Ovviamente, senza che ve lo dica, tutte le cialde le ho volute fare matte, in maniera che appunto chi vuole può usare come bronzer per scaldare oppure proprio come sculpting modellante. La seconda colorazione è Fairy Godmothers, che sarebbero appunto le fate madrine. Come vedete è molto più fredda rispetto all'altra, infatti è una colorazione adatta per pelli medio scure. Ecco qua lo swatch, si vede nettamente che è un sottotono proprio diverso. Passando invece alla numero 3 troviamo Maleficent. Questa ovviamente è la più adatta alla mia tipologia di pelle perché è molto fredda, sottotono grigio quasi. Anche qui ne basta veramente poca, però rimane più chiaro come colore, lo vedete da voi. Iper sfumabile, questa è proprio burrosa e l'adoro per fare il mio contouring giornaliero. Poi abbiamo la numero 4, Prince Philip. Ovviamente dovevo includere anche il principe Filippo. Questa è veramente chiara, addirittura per le ragazze che hanno una carnagione più chiara della mia, quindi proprio di porcellana. Questo è lo swatch che per alcune persone potrebbe sembrare addirittura una cipria. Ci tenevo tanto a creare una colorazione del genere perché è molto difficile trovare in commercio dei prodotti per le ragazze, i ragazzi dalla pelle molto chiara, che abbiano comunque un sottotono sempre freddo per lo sculpting, e quindi spero verrà apprezzata. Ora passiamo alla numero 5, Aurora. Questa qui fa parte sempre dei bronzer, quindi tonalità più calda, però rimaniamo sempre su una pelle chiara. Infatti ve lo faccio vedere paragonato alle altre due. Questo è Spinning Wheel, che è il primo colore. Poi abbiamo Fairy Godmother, che è già un pochino più fredda, ma queste due vanno bene per pelli medie, mentre questa è proprio più chiara. Vi faccio lo swatch anche di questa colorazione. Come vedete si sfuma veramente subito. E ora passiamo alla 06 Fosco. Questa qui è un'altra che utilizzo in combo a Maleficent, che adesso vi mostro. Hanno lo stesso sottotono ma cambia la base colore. Infatti Maleficent è leggermente più fredda e più scura, mentre Fosco è proprio perfetta per lo sculpting, io lo chiamo leggero, quando non volete fare qualcosa di troppo eccessivo, sempre per pelli chiare barra chiarissime. Adesso porto indietro i capelli e vi mostro applicate queste due colorazioni, quindi Maleficent e Fosco, che sono senz'altro le due colorazioni più adatte a chi si avvicina a un sottotono barra una pelle uguale alla mia. Se posso consigliare un pennello ovviamente a ovale, così andate bene a definire la zona, io parto con Maleficent, scrollo bene perché vi ripeto è molto pigmentata, e vado direttamente a segnare il punto esatto in cui voglio creare la zona d'ombra. Come vedete viene subito definita. Guardate tra l'altro la differenza che fa il contouring su un viso come il mio, tra l'altro tondo ovale, si nota subito tantissimo l'effetto. Vado anche leggermente sulla tempia. Ora prendiamo Fosco. Con questo mi aiuto a dare un colorito ancora più naturale alla sfumatura. Come vedete insieme stanno perfettamente, li adoro. Per il naso invece io mi trovo sempre bene ad utilizzare un pennello da sfumatura, però anche qui è molto soggettivo, quindi fate voi come meglio vi trovate. Ovviamente utilizzo solo la colorazione Maleficent, che è quella più fredda in assoluto. Una cosa importante per il contouring al naso è mai andare sul laterale, almeno che non si voglia allargare il naso, ma lo dubito fortemente, si tende a non fare mai, quindi rimanete sempre sulla parte del dorso e andate ad intervenire sulla zona che volete rimpicciolire, tra virgolette, che volete far rientrare. Ovviamente state sempre attenti alla quantità di prodotto. A me piace andare qui sotto per dare l'effetto del nasino all'insù, quindi mi concentro in questa zona qui, e così ho fatto il mio contouring al naso. È una cosa che io consiglio di fare sempre, perché quando andiamo ad applicare il fondotinta la tridimensionalità del naso, quindi le ombre naturali che ci sono, vanno a perdersi ovviamente, quindi non è una cosa che va fatta solo se abbiamo un naso ingombrante, fastidioso, che non ci piace, ma io lo consiglio a tutti proprio per questa cosa delle ombre, che comunque vanno un po' ristabilite dopo il fondotinta e il correttore. Voglio farvi vedere questo colore qui, Prince Philip, che è il più chiaro in assoluto come vi ho spiegato prima, come risulta su una pelle come la mia, che comunque sarò ripetitiva ma devo sottolineare bene questo concetto.
Io ho una pelle chiara, ma c'è gente che ovviamente ha una pelle proprio bianco latte, molto 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 più chiara della mia. Quindi voglio mostrarvi come viene sulla mia tipologia. Infatti, come vedete, si vede, cioè la colorazione si vede, è palese, però è molto 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 più delicata rispetto al contouring che io ho fatto dall'altra parte. Come vedete, anche leggermente più naturale come effetto. Questa qui è pazzesca, è un jolly anche da avere nel kit se siete makeup artist, perché non sapete mai appunto chi vi può effettivamente capitare davanti. Adesso invece vi mostro la tonalità Aurora, che tra quell'effetto bronzer è la più chiara e quindi adatta al mio incarnato, sopra l'effetto per scaldare. Vado con la tonalità Aurora, sbatto bene il pennello e vado a fare proprio dei leggeri tocchi per scaldare l'incarnato. Questo d'estate, per chi non si abbronza come me, è proprio un toccasana, perché dà quell'effetto fresco, un soft abbronzatura che non ci dispiace mai, quindi anche questo importante da avere. Quindi io credo di avervi detto tutto in realtà su questa nuova uscita, che adoro la follia, perché le terre e i bronzer sono tre prodotti che prediligo maggiormente, perché aiutano proprio a concludere il look nel migliore dei modi ovviamente. Infatti prima di chiudere il video concludo il mio make up, perché voglio mettere almeno un po' di blush e un po' di illuminante, così vi faccio vedere anche gli illuminanti e agglomeriamo un po' questi due video, così se siete rimasti indietro fate un ordine unico e vi prendete tutto. Vado ad applicare Wendy, che è quello con sottotono rosa, così sono sicurissima che si abbini ai miei capelli. Guardate che effetto super 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 luminoso, questo è pazzesco. Tra l'altro tutte le persone che l'hanno acquistato mi hanno detto che è super portabile come colorazione, e di non pensare che appunto essendo base rosa comunque si veda questo rosa, perché è più una riflessatura. Detto ciò, sono contenta, almeno vi ho mostrato tutti i prodotti. Ovviamente trovate i link per acquistare tutto qua sotto nell'info box, vi metto sia quello degli illuminanti sia quello appunto della nuova uscita delle terre barra bronzer. Se acquisterete i prodotti mi raccomando taggatemi su Instagram nei vostri ordini, così riesco a ripostarvi e a rispondervi, o se volete qualche consiglio personalizzato magari vi so indirizzare meglio sulla colorazione più adatta. Non vedo l'ora di vedere i prodotti addosso a voi, addosso a ognuno di voi. Spero vi siano piaciuti almeno la metà di quanto mi piacciono a me, ve lo dico sempre. E per chi è arrivato fino a questo punto si becca un piccolissimo spoiler, perché ovviamente i prodotti di questa linea non sono terminati, quindi presto avremo un'altra nuova uscita che non vedo l'ora di farvi vedere e che magari riuscirò a farvi vedere su diverse tonalità di pelle finalmente. Detto ciò, vi mando un bacione immenso, ci sentiamo presto e mi raccomando, long live evil!